Buongiorno a tutti, siamo qui a Rivalta, nel comune di Brentino Belluno, dove si terrà la riunione dei sindaci per quanto riguarda il tunnel del Baldo. Buona visione. Buongiorno, siamo qui col sindaco di Brentino Belluno e chiediamo cosa ne pensa del tunnel del Baldo. Ma io cosa ne penso? Io sono stato uno dei promotori dell'idea, è un'idea che mi è venuta in mente negli anni 90, quindi non è un'idea che ho scoperto l'altro giorno. Lo ritengo da un punto di vista strategico infrastrutturale un'opera importantissima, perché andrebbe a risolvere il problema del lago di Garda nella parte nord, che è il problema, l'area più critica. Lo ritengo una struttura importantissima anche per la nostra valle, la Val d'Adige, perché andrebbe a mettere in collegamento questo territorio con il lago di Garda, portando sicuramente con questo dei benefici che non sarebbero benefici solo nostri, ma che potrebbero estendersi anche a questa comunità delle Lessine vicino a noi, e che di queste cose credo che ne avrebbe grande, grande beneficio. Va bene, la ringraziamo. Bene. Buona giornata. I due consiglieri dell'Alto Brennero, Luca Canotto e Giovanni Pasta, ringrazio per la loro presenza, magari poi chiederemo a te di intervenire. E ovviamente sono presenti i commissari della sesta e della seconda commissione. E per la prima cosa spiego brevemente la ragione per cui è stata convocata questa commissione. Allora, ci siamo trovati qui a Brentino Belluno oggi per capire meglio sul territorio quali sono i problemi di questi comuni che confinano con la provincia di Trento. E già nel mese di dicembre era stata fatta una commissione in provincia con il sindaco di Giorgio Seretti, e già in quell'occasione erano emersi una serie di problemi che riguardano questi comuni e questo territorio. Oggi qui con noi appunto ci sono altri sindaci di Lecce e di Rivoli, e quindi insieme a loro cercheremo di approfondire questi problemi. Come avete visto, all'ora del giorno della convocazione, i temi della commissione di oggi sono il ponte di Peri, la progettazione del tracciato per l'alta velocità del corridoio 1, la strada provinciale 11, i problemi dei comuni di confine dell'associazione e il tunnel del Baldo. Adesso faccio brevemente un'introduzione generale, giusto per riguardare i problemi. Situazioni incontrollabili che erano di danni e costano molto di più grandi denari rispetto alle cose che avremmo potuto fare prima se avessimo avuto consulatezza nella gestione della cosa. Io dico che la strada, siamo dell'idea che vada fatta, però va fatta, e questo avvenimento che siamo tutti anche all'interno degli ampi scelte territoriali integrati dai due comuni, non andando a offendere con concetti estrusi, ma dicendo che il principio è accettato, però è accettato perché abbiamo costituito documenti che ho fatto poc'anzi. Un'ultima cosa, e si riferisce al tunnel. Io appartengo a molti di voi a parte del tunnel. Allora credo che tracciare con le carte, tracciarsi le vesti per una proposta che di tipo infrastrutturale rispetto a quel territorio, credo che intanto mi appartenga, non è che sono diventato un'altra, non ho avuto nessun ritorno in psichiatria, ma ho lanciato l'idea del tunnel del Baldo, che non è che è un'iniziativa demagogica fatta da me rispetto, l'ho fatto dopo aver parlato con molti amici del paese, quindi prima di parlare pubblicamente l'abbiamo anche condivisa, ma perché? Perché parlando anche quando non c'è nessuno della brigata, ma l'idea del tunnel che passa dalla Valdaglia e arriva sul lago è un'idea che è nata per risolvere il problema della brigata, prima di tutto, portando il traffico non più da Pavolino, da Peschiera, da Gaza verso nord, ma portandolo in alto e portandolo, introducendolo a metà strada tra Brentone e Macedonia, e quindi portandolo in quella zona direttamente, quindi risolvendo sicuramente un sacco di problemi per chi sta a sud di quelle località. Credo anche, ecco, qualcuno mi ha smentito, però credo, per noi sicuramente, ecco, è nato in questa ottica. Sicuramente con questa infrastruttura, quando anche venisse fatta, al di là delle pochette economiche di questo momento ci riserva, porterà un grande vantaggio per il territorio, perché andrebbe a collegare la Valdaglia direttamente con il lago di Garda. Quindi credo che quando nelle riunioni con gli amministratori del lago si parla dell'entroterra
come dire, elementi di supporto all'AO, credo che quando poi ci si chiama in fatti concreti, quelli dell'AO dovrebbero anche mettere che l'idea di Proterra ha i suoi bisogni e da parte loro ci deve essere dato una mano in questa direzione. Parlando anche con il direttore della primavera, tra l'altro, che domani sono molto d'accordo. Comunque, io credo che comunque questo flusso turistico che c'è sul lago, nel momento in cui le infrastrutture di collegamento avvengono, possono portare vantaggio anche alla Piazza di Signa, che ha le sue vedette, le sue caratterizzazioni, la tutta una serie di cose che possono, che potranno beneficiare di queste cose che vorranno confrontare. Per concludere, io ho cercato di sintetizzare rapidamente questi concetti parlato più volte dentro. Io credo che queste cose importanti che insieme si portino avanti. Sia l'autostrada, che è un ente, da noi non partecipato perché non abbiamo quote dell'autostrada. Le frasi di Natale che passa da questa parte, che incassa tra i quattrini e ci lascia dei problemi, credo che sia giusto che l'autostrada, il diritto dell'autostrada, valuti le poche cose che abbiamo chiesto, perché io non è che ho detto dovete farlo, però vuol dire riordinare quello territorio, ecco, secondo le vostre possibilità, nel tratto largo dell'Africa dove sia giusto, perché ne guadagnate anche voi nel momento in cui io non mai prendo l'autostrada all'Argo Africa, però parlo con i fruitori, gli utenti, e il sapere, ecco, che l'esistenza di una trattella di scorrimento rapido fuori dall'autostrada dà sicuramente forza alla grande anche voi, quindi dà tranquillità maggiore a quelli che si terminano negli weekend, nell'estate, nell'inverno, che vanno a sciare, e questi volentieri vanno tutti gli altri e restano lì ore. Non avevo mai calcolato le quantità di CO2 che avevamo scaricato quando l'autostrada era sempre così ferma per giorni interi. Detto questo, qui va, io concludo per dire che ogni volta i due miei colleghi condividono queste mie considerazioni, invito voi, ecco, oltre queste riunioni, ecco, nelle vostre posizioni, nelle politiche politiche, no? Dato una mano risolvere questi problemi, considerando il territorio da un punto di vista del merito politico scarsamente pesante. Buonasera a tutti, grazie a tutti gli amministratori, i colleghi della provincia che sono qui presenti, in modo particolare grazie a Iva che ha organizzato qua oggi questo incontro e agli assessori. Ringrazio anche il sindaco di Valentino che ci ordina. Sulle questioni da noi sollevate, in modo particolare sul ponte di Peri, penso che non c'è neanche niente da aggiungere, per dire è molto chiaro quello che ha detto, che concordo nel fatto che è tutto un ponte che deve essere ripreso in mano, perché non è funzionale solo alla nostra zona, al nostro territorio, ma alla fine serve veramente una valvola di sfogo per tutto il traffico della provinciale, della statale, ma anche per quanto riguarda l'autostrada del Brennero, spesso e volentieri per ragioni, diciamo, di eccessivo traffico scarica su di noi gran parte di questo traffico leggero e anche pesante, perché anche la domenica spesso avviene che da Avio scendano migliaia di macchine verso sera con tutti i problemi conseguenti. C'era anche un'altra soluzione oltre a questa che ricordo è rimasta comunque prioritaria per lo Stato perlomeno fino alla finanziaria dell'anno scorso, per il famoso ponte di Dolcetti che c'era stato ventilato come una straordinaria novità e che poi è scomparso e di cui nessuno più sa niente, salvo che rimane in finanziaria come opera prioritaria per la Valle d'Aosta. Arrivederci da Rivalta, per Bella Cristi TV, Alice Zardini.